Sia benedetto Dio Padre, l'unigenito Figlio di Dio e lo Spirito Santo, perché grande è il suo amore per voi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i divini misteri, riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente, a voi fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e i tuoi fratelli, di pregare per me, Signore nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Gesù Cristo eleison, Kyrie eleison.
Dal libro del Deuteronomio. Mosè parlò al popolo dicendo: interroga pure i tuoi bambini che furono prima di te, dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità all'altra dei cieli. Vi fu mai cosa grande come questa e subì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco, come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? O ha mai tentato un Dio di andare a scegliersi una nazione in mezzo a un'altra con prove, segni, prodigi e battaglie, con mano potente e braccia tese e grandi terrori, come fece per voi il Signore, il vostro Dio, in Egitto sotto i suoi occhi? Sappi dunque oggi e medita bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù, nei cieli e quasi sulla terra, non è altro. Osserva dunque le sue leggi, i suoi comandi che oggi ti do, perché sia felice tu e i tuoi figli dopo di te, perché tu resti a lungo nel paese che il Signore tuo Dio ti dà per sempre. Parola di Dio. Beato il popolo scelto dal Signore. L'amore del Signore è piena la terra. Dalla parola del Signore furono fatti i cieli, dal soffio della sua bocca ogni loro schiena, perché egli parlò e tutto fu creato, comandò e tutto fu compiuto. Ecco, l'occhio del Signore è su chi lo teme, su chi spera nel suo amore, per liberarlo dalla morte e nutrirlo in tempo di fame. L'anima nostra attende il Signore, egli è il nostro aiuto e il nostro scudo. Su di noi sia il tuo amore, Signore, come da te noi speriamo. Dalla lettera di San Paolo apostolo ai Romani. Fratelli, tutti quelli che sono guidati dallo Spirito di Dio, questi sono figli di Dio. E voi non avete ricevuto lo Spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo Spirito che rende figli adottivi, per mezzo del quale chiediamo Abba Padre. Lo Spirito stesso, insieme al nostro Spirito, attesta che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi, eredi di Dio, coeredi di Cristo, se davvero prendiamo parte alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. Parola di Dio. Andarono in Galilea, sul
monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore. Allora anche nel politeismo l'uomo pensa.
ma fino ad essere qualcuno che ha di sopra di tutto, no? Qualcuno che è eterno. Ed è allora che la filosofia piano piano inizia a ragionarci sopra. Lo ricordate il grande Aristotele, il motore immobile, colui che appunto da nessuno è creato, ma che è da sempre. Inizia già a pensare a questo, ma in realtà chi ci dice pienamente chi è Dio è solo Gesù Cristo, che viene a rivelarci chi è Dio. E solo seguendo il nostro Signore noi comprendiamo la vera fede, l'unico vero Dio. Anche se ancora oggi l'uomo è sempre nel disordine ed è un po' tentato di farsi un Dio a sua immagine e somiglianza, disordine, di stravolgere. Non è più Dio che mi crea a sua immagine e somiglianza, ma sono io che creo un Dio a sua immagine e somiglianza. E questo è molto pericoloso, perché se io mi creo Dio a mia immagine e somiglianza, capiamo bene dove andiamo a finire. Se lui non si crea un Dio e obbedisce a ciò che ha nella testa, sappiamo bene, pensiamo dove andremo a finire. Ed ecco allora la Chiesa oggi ci dice: guardate che Dio è quello uno e trino, rivelato da nostro Signore Gesù Cristo, la Trinità. E perciò ci dice: adoriamola la Trinità, benediciamola la Trinità, lodiamola la Trinità. E quindi oggi non siamo tanto chiamati a investigare, a comprendere chi è la Trinità, anche perché la Trinità chi la comprende? La Trinità stessa. Nessuna creatura, neanche la Madonna, può comprendere appieno chi è la Trinità. Nessuna creatura umana. Dio stesso si comprende. Dio è presente a se stesso e si comprende. Noi uomini abbiamo una comprensione limitata. E sappiamo ciò che Lui ci ha rivelato. E già iniziamo a comprendere questo. La vera religione non è quella fatta di dogmi e di catechismo che ti lega. La vera religione è quella fatta di accoglienza di Dio e della sua rivelazione, senza pretendere, ecco qui comprendiamo, di dare una risposta a tutto. Perché chi cerca una risposta a tutto non è che adora l'unico vero Dio. O chi, non tanto chi cerca, ma chi pretende di avere una risposta. E qui andiamo su un campo minato, ma dobbiamo andarci per comprendere. Chi ha la pretesa di inventare qualcosa su Dio commette un peccato. E siamo i musulmani. Hanno la pretesa di spiegarci come il paradiso. Ci dicono che il paradiso è fatto così, lo insegnano e lo invocano. Ma la Chiesa ha detto come il paradiso. Perché come il paradiso lo sa solo Dio e chi cerca. Chi sta qui non lo sa come. Può immaginare. Abbiamo anche delle rivelazioni private che ci dicono che il paradiso è come, non è un, è come un bel luogo. Ne abbiamo bisogno noi per comprendere di queste categorie. Mica il paradiso c'è un prato verde, no. Mica il paradiso è come il paradiso, come il cielo. La rivelazione ci dice questo. Dio stesso è il cielo, Egli è la mia parte di divinità e di mio pace. Quindi già comprendiamo che il cielo non è un luogo, noi lo immaginiamo come un luogo, ma non è un luogo. Possiamo definirlo uno stato
si va, nel senso di ma si sta, è diverso. Com'è il cielo? E chi lo sa? Dov'è il cielo? E chi lo sa? Dio ci ha detto che c'è, e noi crediamo che lui ce l'ha rivelato, ma non abbiamo la pretesa, perché questo significa scatenarsi, quella pretesa di dire il cielo è così, e il cielo è su, e l'inferno è giù, e il purgatorio è a metà. Beh, insomma, questo lo comprendiamo, non è così. Il cielo, allora la risposta qual è? Credendo in l'unico vero Dio e apprendendo la liberazione. La risposta è una sola, il cielo c'è. Dov'è? Come? Il purgatorio c'è, l'inferno purtroppo c'è, ma noi stiamo ad inventare, purtroppo molti inventano anche questo, no? Ancora oggi si sente dire tante di quelle cose, e vi è una prova che certe apparizioni cosiddette della Madonna sono false, perché questi veggenti hanno detto una cosa che cozza contro la rivelazione. Hanno detto che la Madonna li ha portati in cielo. Come fa la Madonna a portarti in cielo? Se in cielo può entrare solo un corpo trasfigurato, glorificato. Perché il corpo, questa è una legge fisica, deve stare il corpo in uno spazio e in un luogo. Come può andare in cielo? Il corpo per andare in cielo deve essere un corpo trasfigurato. Ed ecco questo esempio che ho fatto per dirvi quanto, se noi ci discostiamo dal Dio rivelato, da ciò che Gesù ci ha rivelato, noi becchiamo di superbia e sbagliamo strada. E quando sbagliamo strada, andiamo a dire a Dio cose che Dio non ha mai detto. Basta vedere che cosa dice il patriarca di Russia sull'Ucraina, dicendo che Dio sta benedicendo la guerra. Questo è tipico di chi crede di creare Dio a sua immagine e somiglianza. Non ci scandalizza che siamo fresco a Dio, quando ci si discosta. Allora la Chiesa fa questa festa proprio per ricordarci, attenzione, non creare un Dio a immagine e somiglianza, che diventa un mito, no? Ma ricordatevi, ricordiamoci che siamo creati noi a immagine e somiglianza di Dio. E quindi lo dobbiamo adorare e benedire. C'è una grande santa carmelita, la Santa Teresa del Bambino Gesù. Bisogna parlare con Dio, non di Dio. Perché quando si parla troppo di Dio, si mescola, diceva lei, tanta superbia, tanta volontà di Dio, non vuole avere ragione. E nascono quelle che sono tutte le guerre di religione. Quando uno vuole pretendere di avere ragione, se tu non mi dai la ragione, io ti do un pugno. Invece no, la religione cristiana non va sulla pretesa, non va mai avuta. Possono averla avuta gli uomini, ma non la rivelazione. Noi sappiamo che è per quello che ci ha rivelato, non ho nessuna pretesa. Lo adoro, lo amo e lo benedico. E faccio quello che lui mi ha chiesto di fare, andare, predicare, battezzare. Il resto finisce a lui a dirmi quello che devo fare, che io lo faccio. Questo deve essere un atteggiamento umile, non superbo, di pensare, vedere anche all'interno della Chiesa, uno pensa, vede, dice, fa, no? Noi dobbiamo portare avanti la liberazione così come c'è stata da Gesù, da Dio consegnata. E poi, una volta mi hanno detto, ma perché non si dà il sacerdozio alle donne? E lo chiediamo.
chiedilo a Gesù Cristo, e lui te l'ha dato all'uomo. Chiedilo a lui, digli che riscenda perché ricambi tutto. Io devo obbedire come chiesa a quello che lui mi ha detto di fare. Di più non posso fare, di più non posso fare, non posso pretendere di disordinare l'ordine già costituito, certo? Quindi la festa della Trinità ci insegna proprio a stare bassi, umili, con i piedi per terra, a riconoscere Dio, ad adorarlo, a benedirlo e a non stare a fare nessun tipo di guerra né contro di noi né di pretese, soprattutto di non creare la nostra immagine e somiglianza, perché già Dio ci ha creato la sua immagine e somiglianza. E quindi Gesù è venuto a portare a compimento tutta questa creazione e a ricordarci chi è Dio. E dato che abbiamo la Madonna di Fatima qui, no? La Madonna di Fatima appare il 13 maggio, questo numero 13, il numero importante della Madonna, anche lì, per lei è Dio, che cosa ricorda? Quello che Dio ha detto, che lui è uno e trino, appare il 13 proprio per questo, perché Dio è uno e trino, uno nella sostanza, trino nelle persone, tutto il resto è eresia, eccetera, eccetera. Noi non siamo chiamati a essere eretici, ma a essere cristiani. Quindi parliamo qui con Dio, perché poi si rivela che stesso creiamo. Ci rivela, più noi preghiamo e più Dio piano piano ci fa comprendere tutte quelle cose che ci danno anche la pace, perché le comprendiamo così come Dio le vuole, non come noi le pensiamo. Quindi preghiamo di più, anziché ragionare su Dio, su non ci fare l'altro, come Sant'Agostino, no? Ci dice, oh, io non riesco a mettere tutta l'acqua del mare dentro questo buco, tu non riesci a comprendere il mistero di Dio, come si fa. E allora, noi che cosa facciamo? Non è un mistero nel senso di occulto, di nascosto, di tremendo, no. No. È un mistero di amore. E quindi, con molta umiltà, ci mettiamo dinanzi a Dio, gli diciamo, parla, Signore, che tu sempre ti ascolti. E lui parla a noi e noi riusciamo a vedere tante cose. Ieri, una cosa che mi ha colpito, e chiudo, io come i santi non ci aiutano. Ieri nella nell'incontro con i gruppi di preghiera di Padre Pio, parlavo con Padre Luciano Botti, che è il responsabile, insomma, che praticamente è quel bambino, se avete visto l'ultima messa di Padre Pio in video, a questo punto Padre Pio sviene sulla terra e si vede questo bambino con la veste che corre con una carrozzella per far sapere Padre Pio, e lui, questo bambino parlato, che ha conosciuto Padre Pio per tanto tempo, perché mi sembrava di non tolto lui, e lo frequentava tutti i giorni. E allora, incuriosito, ho chiesto questa storia un po' del Padre Pio che mandava via la confessionale. E lui mi ha detto, attenzione, Padre Pio faceva una distinzione netta fra i peccati commessi per debolezza, per fragilità, commessi, diciamo così, per fragilità, e quelli commessi con malizia. Cioè, Padre Pio faceva questa distinzione e dice, quando vedete i peccati commessi per debolezza e per fragilità, come diventava Padre Pio? Diventava più dolce, mi ha detto lui, mia madre, ma più dolce ancora, perché vedeva che questi figli peccavano non perché erano cattivi, ma perché erano deboli, perché erano fragili. Quando invece vedeva che il peccato era fatto con la malizia e con l'odio del cuore e non c'era pentimento, allora si mandava a casa. E io mi sono detto, ma
quali invochiamo il tuo nome, e per questo sacrificio fa di noi un'offerta perenne a te gradita e accogli nel tuo regno la nostra sorella Poiera. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo figlio,
ci renderà partecipe della sua risurrezione, e anche dei nostri fratelli e sorelle, di tutti i defunti, ammetti nella luce del tuo volto, di noi tutti a tua misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, che è Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Rita da Cascia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, che Dio Padre onnipotente nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato tuo nome, venga il tuo sacrato la tua volontà, come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro Padre quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. L'aiuto della tua misericordia, avremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento nell'attesa che si porti alla beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, chiedete per i vostri, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma le offerte della tua Chiesa, e donna di tutta e pace. Secondo la tua volontà, tu che vivi e regni in secolo. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, donami la pace.
Benediciamo il Signore.